Cara donna, mi sopporti da 41 anni, insomma altri 2 secondi, dobbiamo fare un'ultima chiamata. Dai, per me, almeno una chiamata, dimmi, devo dire, una chiamata allunga la vita. Allora, siamo arrivati al finale. Io vorrei ringraziare il comandante della regione Salvo d'Acquisto. Nei Templari, oltre a esserci i Gran Priorati, ci sono le legioni, soprattutto quelle militari. La regione Salvo d'Acquisto, ne fanno parte i carabinieri. Comandante, venga qui, Salvo d'Acquisto da Palermo, Cosimo Dell'Anno. Buonasera, buonasera. Allora, ho tantissimo cuore a tutte le donne, non solo presenti, ma a tutte le donne. Allora, io sono Cosimo Dell'Anno, mi presento per chi non mi conosce. Cosimo Maria Dell'Anno, perché sono un templare, comandante della regione Salvo d'Acquisto nazionale. Perché Salvo d'Acquisto? Perché Salvo d'Acquisto ha donato la propria vita per degli innocenti, 22 innocenti. Ed ecco il Salvo d'Acquisto. Ed ecco il Salvo d'Acquisto. Non solo, faccio parte delle forze dell'ordine, come carabinieri. E non per ultimo, per gli ultimi 20 anni, ho dato tutto me stesso a lavorare nella polizia giudiziaria della Procura di Palermo con i magistrati proprio per le fasce deboli, allora, poi il codice rosso. Quindi chi sta da quella parte nelle direttive vede molto, molto di più di chi è, che non tratta questa materia ovviamente. E certo la donna subisce tanto, in casa e fuori, sul lavoro. Quello che voglio dire è questo: la donna molte volte per paura, per orgoglio, per onore, per amore della famiglia, non denuncia. Quindi chi di noi vede e si accorge di qualche cosa, ha il sacro dovere di avvisare l'istituzione. Per salvare quella donna, perché domani la sentiamo al femminicidio che viene ammazzata e la dobbiamo aiutare. Qua fortunatamente abbiamo visto che c'è, ho sentito che c'è l'associazione Codice Rosso. Bene, usatelo. Codice Rosso, ovviamente, per come diceva la professoressa poc'anzi, chi non ha un titolo di studio, Codice Rosso dice denuncia, io devo denunciare mio marito, di qua di là. E quindi non arrivo a capire, quindi forse è meglio mettere un'altra parolina oltre al codice rosso come centro ascolto, perché quella persona, quella donna non va là perché vuole denunciare, ma ha bisogno di aiuto. Da là si parte, perché non c'è bisogno solo di denunciare, cioè si può anche fare una diffida con il questore e non è una denuncia, gli avvocati lo sanno questo. Quindi non parte una denuncia penale, pensa ai figli, se tua mamma vogliono fare un concorso, hanno dei problemi, perché c'è il papà che è stato denunciato per maltrattamento in famiglia, perché c'è a fare lo stalking. Perfetto, c'è questa dicitura da poter attuare e fare. Facciamola, esiste, la legge c'è. Bene, io mi sono speso sempre per aiutare tutte le fasce deboli. Dagli ultimi 20 anni ho dato tutto di me, finché ora sono in pensione e l'ho fatto con amore e deduzione. Forza ragazze, ce la fate. Volevo nell'occasione donare, non è una cosa, ma è un simbolo molto importante questa sera. Sono particolari fatte a mano di legno proprio per la festa della donna e le voglio donare al presidente dell'associazione Agora. Io ricordo quando è stata aperta questa associazione, lei veramente era preoccupata, ma cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare.
visto, siamo andati avanti, state andando avanti benissimo, io vi sopporterò sempre in qualsiasi modo, tu lo sai, grazie. Basta una telefonata in qualsiasi momento. Grazie. E si va avanti alla grande. Auguri. Grazie. Grazie, porta via anche questo. E adesso, grazie a Cosimo Dell'Anno, abbiamo il collegamento. Allora, siamo